Hammers, cala la nebbia in campo, però anche voi calate, stavate vincendo, poi questo pareggio che non vi sta, insomma, non vi piace. Come mai? Tra l'altro oggi è tornato Piopanno, vi ha dato una grossa mano, ma sempre un pareggio. Ce ne vergogniamo, sinceramente. Però prima io parlo per me. Eccolo qua Piopanno, il ritorno. E come mai questi Hammers? Non facciamo altro che stare a litigarci. Non c'è più la squadra dell'inizio campionato. Tant'è che io gli ho chiesto quante partite mancano alla fine, perché ci manda proprio per l'acqua. Quattro partite manca. Abbiamo bisogno di un periodo di riflessione. Di dicembre. Pio, tu sei tornato, come l'hai vista la squadra? Davvero così in crisi? Sì. L'Audicella però ha sfuggito la risposta. Decisamente. E vabbè, tra l'altro oggi fa notizia il fatto che i Vispardiamo hanno perso. Voi potevate approfittarne, ci magari. Mi dispiace. Io quello che avevo detto di noi. Ci dispiace. Posso fare un fuoricampo? Ecco. Comunque. Anche in finale ci incontriamo e poi vediamo che si divertono. Vedremo. Comunque alla fine anche la prestazione purtroppo. Pietoso, niente. Dobbiamo salvare almeno la stagione qui. Sì, no, vabbè, non penso ci saranno problemi, però. Dobbiamo arrivare tra i primi 8 e basta. Salvare la stagione. Gli avversari come vi sono sembrati gli avversari? Buoni, gli abbiamo dato modo noi di crederci, perché se chiudevamo la partita a primo tempo 3-4-5-0 non sarebbe finita così. Siccome gli abbiamo dato modo di crederci ampiamente, ci hanno creduto, noi ce la siamo minata, tra virgolette, quindi considerando che abbiamo mancato le checche. È tornato anche Bartolone. Bartolone è tornato in attacco. Vabbè, sta male. Attenzione, sta male. Chi? Bartolone. Ah, ancora un po' di febbre, ancora sì, non si è ripreso. Ha un po' di influenza virus. Ha 42 di febbre. Porca miseria. Prossimo turno NBC. Dimmi. Chi? Io. Manfredi, che è successo? Ha lasciato stare, si è venduto un pezzo di cervello. Ne hai per tutti oggi, eh? Ah, no, ma tutte che devi dire? No. Cosa è la partita scorsa? Tutti abbiamo fatto male. Mi dico il cervello, no. Io in particolare, però dico. Non è stata una bella partita. Vai a guardare dopo. Niente, caro Mano. Ci rompiamo un culo. Vabbè, pensiamo agli NVC allora a questo punto. Infatti, come la vedete? Finiamoci queste ultime. Se mette qualcuno in particolare tra di loro? No, noi teniamo. Noi abbiamo paura di noi stessi più che altro. Beh, in questo momento siamo noi il problema, non sono io. Non ci siamo mentalmente. Non ci siamo. Ho capito. Va bene, allora. Siamo partiti da Manfredi in attacco. Gioca in attacco, la prossima, vediamo. Chi parlerà però? Io, ragazzi, a parte gli scherzi non ci saranno queste cose. Non c'è il portiere. Ah, non avete portiere? No, in Spagna. Ah, in quindi Spagna. Come risolverete la situazione? Tiro. Chi parlerà? Ma forse parla il grandissimo portiere, lo conosci tu, il mio portiere dell'Inter School stagione 2002-2003, Bassano. Parla 5 anni che vince il mio portiere della. Va bene, allora lo vedremo un po' all'opera. Ha paura di avversari. Ok, no, ragazzi. Forse per abbassare, non lo so, non abbiamo manco gente in vista. Siamo a mare. Tu vuoi giocare visto che fai? Potete chiedere articolo 11 se gli avversari accettano, non so, vedete un po' voi. Lasciamo nessuno. Ok, va bene. Sarà difficile, però va bene. Dai, cerchiamo un po' di risollevare gli animi. Manca poco alla fine del girone e poi pensiamo ai playoff. Se ci arriviamo. Vabbè, penso di sì, dai. Speriamo. Ok ragazzi, alla prossima. Ciao. Una buona serata, ciao. Pareggio dei Bula Boys, partita rocambolesca. Stavate perdendo. Poi siete riusciti. Stavate vincendo addirittura. Siamo a 40 secondi alla fine con l'arbitro che ha detto 2 minuti. Dopo 5 minuti ha detto 3 minuti. Dopo 3 minuti ha detto 6 minuti. Tra l'altro fa più notizia il fatto che manca Checo Farina. Senza che non ha avvisato. Che non ha avvisato. Manco c'è l'altro articolo. Fuori squadra. Scusa, c'è Salime che si mise. Vabbè.
Non di costo, ciao Martinez. Vabbè, continuiamo. Bulla Boys, comunque. Ha pareggiato abbastanza bene. È un pareggio utile. No. Niente. Erano 3 punti, erano 3 punti. Manco c'è noto l'articolo 11 che era. Qual è mancato Monti? Qual è mancato Monti? Perché è in nazionale di laser bella. È in nazionale di laser. Chi è stato il migliore oggi? Barbara come ha giocato in porta? Io, Sanelli senza ombra di dubbio. Sanelli ha fatto quel gol di rovesciata. Barbara tre pali come si è comportato? Ma a me, l'ha fatto male. Non puoi giocare domani con noi, porca miseria. Ma dovevi giocare questa finta sul... Ma a me pure mi avete. Perché tu sai, tu non ti... Prossimo turno avete Franziscano. Ma tu non sai. Voi siete abituati sempre a batterla Franziscano. Che andate. Sì. Sì, sì, sì. Dicono così. Dicono che li battiamo, però. Sfida aperta. Ciao Franziscano. Vabbè, vi saluto pure io. Ciao Franziscano, voi ce l'avete articolo 11, Mi risponderanno domani, dopo domani, non lo so. Ciao ragazzi, ciao ciao.